E in queste settimane in cui Fahrenheit segue da vicino i festival, Sarzana già la settimana scorsa, da giovedì Mantova e poi Modena, vi torno a ripetervi qualcuno dei molti appuntamenti che segneranno appunto questi giorni: Mantova da giovedì a domenica, Modena da venerdì 14 alla domenica immediatamente successiva. Dunque seguiremo con attenzione tutta questa scena e vorremmo riuscire a rendere conto, a rendere merito al più possibile di queste manifestazioni. Oggi parliamo con il Festival Convivere che si tiene il 7, 8, 9 di settembre a Carrara. Quest'anno il tema è Mediterraneo, popoli e culture, e abbiamo con noi il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, ideatore e organizzatore del Festival, Alberto Pincione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Voglio subito aggiungere che il festival è diretto dal filosofo Remo Bodei, è giunto alla settima edizione. Può fare un bilancio del festival ad oggi, Alberto Pincione? Sì, il festival è al suo settimo anno e dalla manifestazione d'inizio abbiamo registrato un costante aumento delle presenze che, secondo uno studio che abbiamo recentemente commissionato, nel giro di 7 anni è raddoppiato, siamo dalle iniziali 10.000 presenze alle oltre 20.000 dell'ultima edizione. Quindi, per quanto riguarda l'indice, diciamo, del gradimento, ci pare positivo il trend di questi anni. Si dibatte, Pincione, sull'effettivo rendimento anche in termini economici della cultura in Italia. Questo è un tema su cui noi battiamo spessissimo qui a Fahrenheit, ma è anche un tema che è seguito con grande attenzione dal Certo. nostro pubblico. Cosa ci può dire a questo Ma a proposito? questo proposito abbiamo di recente, proprio lo scorso anno, commissionato un'indagine all'Istituto di Studi e Ricerche, che è un istituto gestito dalla Camera di Commercio della nostra provincia, che proprio aveva come tema l'indotto economico del festival. Premetto che noi facciamo un investimento che non è eccezionale, investiamo sui 250.000 euro sul festival, poi ci sono alcuni contributi di sponsor non eccessivi, direi. A fronte di questo investimento, l'indagine ha, diciamo, individuato una spesa dei presenti, naturalmente soprattutto i presenti che vengono da fuori, che sono più della metà di coloro che assistono al festival, che si aggira sui 400.000 euro, quindi c'è un valore aggiunto per la città molto superiore a quello che noi investiamo, che tra l'altro poi si traduce anche in ricchezza per la città, perché tutte le maestranze sono locali. Questo in puri termini monetari, ma chiaramente l'indotto culturale non si riduce alla spesa che fa il turista quando viene a soggiornare, insomma. Noi riteniamo che l'investimento in cultura sia un investimento a lungo termine, soprattutto per i giovani, e che produca ricchezza non materiale anche. Ecco, festival come quello di Carrara non sempre sono gratuiti. Non so quale sia il caso di Carrara, ogni festival ha scelto a suo modo. Cosa ci può dire a questo Sì, proposito? dunque, noi abbiamo fatto una scelta generosa, possiamo dire, perché noi non facciamo pagare nulla se non per l'ultimo concerto, che tradizionalmente è un concerto con un grosso nome dello scenario nazionale, in questo caso è la Mannoia, e qui necessariamente facciamo pagare un biglietto che però è calmierato rispetto ai prezzi di mercato, eccettuato, ripeto, quest'ultimo concerto che noi tradizionalmente, con il quale tradizionalmente chiediamo il festival, tutto il resto è gratuito. È una scelta che abbiamo fatto, un po' ci costa, però riteniamo che finché è possibile sia meglio tenerci su questa linea. Su questo tema c'è un interessante articolo di Pierluigi Sacco sull'ultimo numero del domenicale del Sole 24 Ore, che presenta una riflessione ampia sugli investimenti culturali. Ecco, un punto su cui intanto potremmo soffermarci è che, secondo una ricerca, dei dati forniti proprio da Sacco, è assolutamente evidente che c'è una rendita economica, una resa economica significativa nei finanziamenti alla cultura, ma è altrettanto evidente che questa resa non viene percepita, cioè che la cultura continua a essere vista come, dagli italiani come qualcosa che non rende, che non Sì, un paga. surplus,
spesso è una specie di hobby, insomma. Come mai, secondo lei? Ma questo è un retaggio che ci portiamo, direi, da sempre, insomma. La cultura è... passato è stata vista come un prodotto per aristocratici e più di recente sempre come un fatto di elite, un qualcosa di aggiuntivo rispetto al concreto del vivere. E non è così, noi abbiamo visto proprio anche da un punto di vista dell'indotto indiretto di queste manifestazioni che c'è un ritorno proprio anche concreto, ad esempio questi festival hanno un ritorno sul turismo incredibile, cioè la gente che, questi festival in genere si svolgono nei piccoli centri che coinvolgono il vissuto della città, i centri storici, e abbiamo visto che coloro che vengono a un festival poi ritornano a visitare la città. Ecco, non solo capiscono... nel momento del festival, quindi. No. Il festival è un momento di conoscenza a seguito del quale poi questi ritornano, ad esempio a Carrara visitano le cave e magari prendono contatto con gli operatori del marmo per acquistare poi un pavimento, certo, o certo. Una statua, insomma. Ma c'è un problema, Pincione, mi rivolgo a lei proprio in quanto presidente della fondazione che sostiene il festival Convivere di Carrara. Ecco, certo. C'è un problema di visibilità, di dare maggiore visibilità a ciò che una manifestazione culturale costituisce, non solo nei suoi contenuti, annunciando i singoli incontri, i singoli eventi, ma anche trasmettendone il significato per la vita della, diciamo, comunità cittadina e nazionale, quindi. Sì, noi cerchiamo di farlo e questo poi si traduce anche in un problema monetario, perché lanciare dei messaggi significa anche avere degli agganci con la stampa quotidiana, con i mass media. E abbiamo sempre detto che conoscere significa valere di più che approfondire i temi al di là di quella che è la conoscenza data dai mass media. Significa essere cittadini di un grado superiore, che conoscono non la realtà come in genere viene fatta appunto conoscere dalla televisione, ma approfondendo le genesi dei fatti, addirittura dal punto di vista storico, e quindi si diventa cittadini a pieno titolo con la conoscenza e con la cultura. Ecco, noi tra l'altro nell'appuntamento, che poi è il più ampio, quello seguito con maggiore ampiezza da Rai Radio 3 di questa settimana, quello con il Festival Letteratura di Mantova, andremo nei luoghi del terremoto e sarà quindi, come dire, particolarmente importante e necessario per noi fare questo, anche se si può obiettare che c'è questo un elemento di paradosso, che trasformare la cultura in spettacolo, perché un elemento di spettacolarità indubbiamente c'è in qualsiasi festival culturale, in luoghi che hanno conosciuto una tragedia, insomma, può essere difficile, può essere qualcosa che va mandato giù. Ci può aiutare a condurre una riflessione su questo, sul legame tra l'occasione particolare, diciamo pure festosa, festiva, che costituisce, appunto, lo dice la parola stessa, un festival, e ciò che è invece la vita quotidiana di un territorio, che a volte è una vita molto dura. Senza disturbare i terremoti, potremmo pensare a tante aree del nostro paese colpite dalla criminalità organizzata o da forme di disagio sociale molto molto gravi. Ecco, un festival in questi luoghi ha senso? È difficile da organizzare? Ma direi che l'esatto contrario, cioè anche noi, tra l'altro, lo dico tra parentesi, abbiamo avuto un evento nella Lunigiana lo scorso novembre che ha, poi le Cinque Terre, insomma, in questa zona qua, ha avuto disgrazie naturali, non come quella del terremoto, ma insomma comunque molto, molto forti. E coloro che hanno subito questi eventi temono l'isolamento, temono che, passato il momento della crisi, nessuno più si ricordi di loro. Quindi essere con la gente che ti viene vicino, che magari ti dà anche un momento di festa e di riflessione, credo che sia un aiuto.
Lo stesso vale per i luoghi della mafia in Sicilia, dove quando ci sono manifestazioni corali, la gente si sente aiutata, si sente non abbandonata, direi che è un elemento da tenere presente. Ecco, c'è un'altra considerazione da fare in generale sul fenomeno dei festival, Alberto Pincione, che potrebbe essere negativa, e cioè quella stessa mancanza di una visione d'insieme che spesso si lamenta nello sguardo delle istituzioni sulla cultura del nostro paese, potrebbe trovare paradossalmente nel fenomeno dei festival una conferma. Cioè potremmo dire, beh, in fondo siamo in un paese che delega il fare cultura alle amministrazioni locali perché manca una visione centrale forte. Ma in parte può essere anche vero, perché l'Italia manca di questo aspetto centrale della vita civile che c'è in altri paesi, però io dico sempre che le rivoluzioni nascono dal basso, dalle città, e non è caso che poi siano le città minori, sono un fenomeno positivo della democrazia. Cioè che dal basso nasca questo desiderio di cultura che poi si propaga nelle piazze, c'è una riconquista degli spazi comuni che erano stati abbandonati a favore dei supermercati magari e degli spazi commerciali. Tutto questo, che non è un fatto isolato, è un po' in tutto il paese, credo che porti anche al centro a una migliore valutazione della cultura. C'è un messaggio critico di Eliana che ci scrive: il problema è che i costi dei festival sono pagati da operai e impiegati e i ricavi vanno ai commercianti che non pagano tasse. Siete un po' cattivo. Ma noi dobbiamo dare voce a tutti, Pincione, dunque certo, chiede certo, una risposta. No, ma capisco che sia fatta questa riflessione, ma anche qui il tessuto commerciale è stato quello delle città, è stato inaridito proprio dalla grande distribuzione, e il fatto che la città si rianimi, che la piccola bottega abbia magari un po' di soddisfazione e possa riaprire i battenti è un fatto positivo, che poi va a vantaggio anche del consumatore, perché noi ad esempio abbiamo messo un tariffario a tutti gli esercizi commerciali: se vuoi vendere al festival devi dare questi prezzi, i ristoranti devono avere un menù contingentato, quindi in questo periodo insomma anche il consumatore ha un vantaggio. Bene, grazie Alberto Pincione, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi di nuovo. E ricordo ancora il Festival Convivere, dedicato al tema Mediterraneo, popoli e culture. Si tiene a Carrara dal 7 al 9 settembre. Molti appuntamenti con Sergio Romano, Fabio Mini, per citare un paio di nomi, ma anche fotografie della Libia, concerti di sassofono, la vera storia di Zorba il Greco, altro spettacoli, incontri, presentazioni di libri.